Perché non lo fate? Già, perché non lo fate, sceriffo? Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia... Ma è la verità? Sì, ma non è vecchia. Questo mi è nuovo. Non l'ho mai picchiato prima. Mi ha fatto male, capo. Picchialo! Ce ne andiamo, capo. Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente. Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta. È meglio. Se qualcuno ti attacca con un bastone come questo, che cosa fai? Cosa faccio? Tu lo schivi, lo afferri e lo butti a terra. Capito? Capito. Pronto? Pronto. Ma che hai capito? Fallo a me, guarda. Sei pronto? Pronto. Ecco. Allora, che avete da dire? Oh, niente per ora, ma non finisce qui. Ah, no. Invece finisce proprio qui. Deve finire qui. Parole di Coelet, figlio di David, re di Gerusalemme. Il cappello. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per amare e un tempo per odiare. C'è un tempo... Fratelli, qui dice che c'è anche un tempo per combattere e un tempo per vincere. Per vincere, fratelli! Vai, fratello! Ah!
grazie, signore. Ah, lascia perdere. Stavo rendendo grazie al signore, sceriffo. Ah, beh.